Io volevo tornare a un tema che è uscito fuori durante la pubblicità, che però mi interessa molto, l'Europa, perché ha detto Guido Brera, svelo i nostri retroscena, c'è un silenzio assordante dell'Europa e della BCE. E io, in maniera da non esperta come Brera, lo sento tanto, cioè mi fa tanta impressione a tutti i livelli, compresa questa idea così miope e stupida che se tu isoli l'Italia e freghi gli italiani poi ti va meglio a te, che è una cosa veramente insomma, che ho trovato abbastanza incredibile in queste settimane. Perché dice silenzio assordante, Guido? Ah, noi abbiamo visto la Federal Reserve che per la prima volta è intervenuta tagliando i La tassi, Banca Centrale che è la Americana. Banca Centrale Americana, intra-meeting, che è una cosa che secondo me ha fatto una Che mossa vuol dire però ci devi dare una mano, intra-meeting, Brera? che vuol dire che le banche si riuniscono un tot di volte al mese e non era mai successo se non dal 2008, cioè dalla crisi dove fallì una grande banca americana che era Lehman, che ci fosse un intervento tra i due meeting, proprio Ah, ok. completamente, Quindi dopo emergenza improvvisamente. pura. Il mercato questa l'ha presa anche male. Secondo me la Federal Reserve in questo senso personalmente non ha rasserenato molto i mercati. Ci vuole un intervento più strutturato. L'Europa in questo senso forse aspetta il prossimo meeting la prossima settimana per darcelo, però il malato, voglio dire, per il malato intendo l'Europa, è grave. Io ho un'idea, per esempio, di fare, e non capisco, forse l'Italia dovrebbe rimboccarsi le maniche e farlo da sola. Di fare quasi un elettroshock, cioè serve un qualcosa di estremamente forte. Tutto quello che ha detto, ti Carlo devo chiamare Calenda. Carlo Calenda, giusto? Carlo Calenda, perché siamo amici di solito, lo chiamo Carlo, è sacrosanto. Temo che sia condizione necessaria ma non sufficiente. Cioè io immagino, di invece dare proprio, far diventare l'Italia un posto per i prossimi 2 mesi completamente tax free per chi mette i soldi nelle aziende, sia con aumenti di capitale, sia sottoscrivendo prestiti, cioè prestiti obbligazionari. Allora, sta dicendo Guido Brera, ha crisi straordinaria, misure Sì, ma straordinarie. L'Italia